Salve a tutti i miei cari zecchini e bentornati in questo nuovo video di Clash Royale. Ragazzi, ve l'ho posto così questo video perché ovviamente, come chi mi segue lo sa, non ho il PC con me qui a Como. Cercherò di portarlo a breve, cercherò di trovare una postazione per poter fare qualche live di Stumble insieme. Comunque ragazzi, non vi preoccupate, torneranno i video e torneranno anche le live, sempre se riuscirò a mettere il PC. Cercherò di fare del mio meglio. Ragazzi, io ho fatto anche questo video per augurarvi un buon rientro a scuola. Spero che sia andato tutto bene, quindi scrivetemi qua sotto nei commenti come è andato il vostro rientro a scuola. Mi raccomando, condividete questo video con tutti i vostri amici, fategli conoscere il canale, lasciate un bel like. Nell'ultimo video solo 8 like, ragazzi. Su, possiamo fare di meglio, possiamo fare molto meglio. Adesso volevo andare a provare questo scacco al re, che l'ho già provato, e ho messo un mazzo che praticamente spacca tutte le loro difese e poi va a vincere la partita. Quindi però dovrò spendere 50 gemme perché devo farvi vedere com'è. Vediamo se vi posso far vedere il mazzo. Sì, ve lo posso far vedere. Io ho fatto questo mazzo che è molto semplice, però abbiamo le frecce, la tornado e la palla infuocata qua, la sfera infuocata, che adesso vi faccio vedere come le uso io. Ieri ho vinto sempre, adesso sta a vedere che faccio il video e perdo, eh. Vediamo, proviamo, dai. Come ovviamente questo video, ragazzi, sarà senza tagli e senza editing, perché facendolo dal cellulare, ragazzi, sarà molto difficile. Come vedete, con queste tre mosse, sfera infuocata laggiù e gli spacchiamo tutto. Questo, ci mettiamo questo qua giù. Mandiamo questo qua, lui non può più, non ha più un cavaliere. Cerchiamo di spaccargli anche questa parte di qua, così leviamo anche l'altro cavaliere. Con l'altra sfera di fuoco adesso dovrebbe bastare. Gliela buttiamo in mezzo così, così spacca tutto. Anche lui usa la solita tecnica però, quindi non sarà semplice. Cerchiamo di giocarcela a spaccargli tutto, eh. Adesso cercherò di mettere la tornado in mezzo, così spaccherò anche lì. Anche lui sta usando la solita tecnica, vedete? Spacchiamo anche lì. Ci rimane qualcosa qui, spacchiamo. Noi abbiamo ancora la nostra difesa davanti e lui non tanto. Però è difficile perché anche lui mi ha spaccato la mia difesa, quindi non sarà facile questa partita, ovviamente. Cerchiamo di spaccare anche queste se riusciamo. Spacchiamo queste. Non devono entrare, non devono entrare. Facciamo così. Ah, però anche la signora dei maiali qui non è male. Stiamo usando un po' le stesse cose. Però mi sa che questa la perdo, ragazzi. Non sarà molto, non sarà semplice. Dai, su però, sveglia. Sveglia. Ok, mandiamo lui in avanscoperta. Aspettiamo un attimo. Lei tira questo, io tiro questo, poi tiro questa, poi tiro questa. E poi tiro questa qua. Non dovrebbe arrivarci la Valchiria, però facciamola curvare, va che è meglio. Io tiro questa qua dietro, che può sempre essere utile. Tiriamo via questi. Ok, andiamo avanti di lui. Tiriamo una bella bomba qua. Forse dovrei cercare di tirare alle. Ah, meno male che ci ho fatto fuori. Aspetta. T'azzardare, te Valchiria, eh. È un po' difficile, questa cosa. Una tornado lì. Ci sta tutta. Aiuto. Devo cercare di far fuori tutti questi, ma non sarà per niente facile. Non sarà per niente facile. Accumuliamoli tutti qua. Andiamo di lei. Poi, qui così. Lui tira centrale, è quello che non sto facendo io. Che non sto tirando centrale. Proviamo così, vai.
Proviamo ancora frecce. Ho tutto randello. Mamma mia, però quanto è diventata lunga. Pensavo di fare molto prima. Una tornado qua. Qui facciamo così. Mamma mia, non ce la faccio, non ce la faccio. Mi sento che non ce la faccio. Bisogna rompere la regina o il re? Perché ho visto che... Torna indietro te, vai. Ho visto che bisogna rompere o la regina o il re. Se no continua, va avanti. Ora io non me la ricordo più qual è. Proviamo così, lui tira il re e io sto tirando la regina. E ciò non va bene. Quindi. Ok. Ok. Ci si può fare, ci si può fare. Ci si può fare. Tiriamo indietro tutto. Spacchiamo la regina, dai. Tanto lo so che sbaglio. Devo spaccare il re. Dai, dai, vai avanti anche te. Non si è ancora rotta manco la regina, però. Dai, dai, un altro tornado. Ok. Oh, niente, eh. Frecce. Bomba centrale. Dai, dai, ce la posso fare. Boom, ce l'ho fatta. Mamma mia, è stata lunghissima questa. Bello scontro, bello scontro. 1-0 per noi. Facciamo 3, vediamo se riusciamo a vincere. No, non lo so quanti me ne fa fare. Mamma mia, ho già fatto 2000. E rispenderò 100 gemme. No, no, non le spendo. Il negozio cosa mi dice? Il negozio posso... Vabbè, ho 20 giorni. Accumulo, accumulo il più possibile. Poi vediamo cosa comprare. Voi però, se mi volete consigliare nei commenti cosa comprare di questa roba qua, ditemelo. Io sarei... per i biglietti, cioè per i pezzi di questi qua speciali, però non ne ho idea, ditemi voi. E facciamoci una garetta normale. Siamo arrivati a 6705 corone, ragazzi. Era arrivato anche a 6008, però è un casino, non riesco ad andare avanti. Poi una certa mi ributta giù e ho sempre il solito deck. Però se mi volete consigliare qualche deck qui sotto nei commenti, ragazzi, mi raccomando. Intanto, se non avete lasciato like, mettete in pausa il video, ragazzi, un bel like, non ve lo scordate, condividete il video con i vostri amici. E poi, oh, com'è cattivo sto qua. Com'è partito cattivo. Dai, dai, pirotecnica, fai il tuo dovere, brava. Ha fatto il suo dovere. Oh, dove vuole andare lui? Fermo lì. Fermo lì. Meno male che non mi ha fatto fuori la curatrice, vediamo se riusciamo a farsela curare un pochino, eh. E lui è andato di là, allora io vado di qua velocissimo. Vado di qua molto veloce. Lo lascio fare. Perché il drago dovrebbe fare fuori tutta... Vai, 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 drago, grande! Grandissimo il drago, ha fatto tutto da solo. Ok, 29... Io penso che me ne faccio anche un'altra. Quanto andiamo? 6734. Vorrei arrivare al mio record. Cioè, io vorrei arrivare alle 7000 corone, ragazzi, che non ci sono mai arrivato. Vediamo piano piano. Perché come arrivi a un certo punto, poi te le fa perdere tutte. Quindi si dovrebbe forse cambiare deck, ma io non saprei quale mettere. Quindi voi consigliatemelo nei commenti, ragazzi, mi raccomando. Non fate tirchi, scrivete nei commenti quale posso usare come deck. Ora io ce l'ho anche di frecce, sto un po' esagerando ora. Però se riesco a far fuori quello non è male. Bravo. Allora, mandiamo lui di qua. Ma aspetto, aspetto perché questo... è inutile, gli metto roba dietro, tanto me la fa fuori. Quindi diamo qualche colpo alla torre così. Poi io farei così. Bella mossa la sua. Bella mossa la sua e sì, è stata carina. Dai, su, curatrice, muoviti! Dai, dai Valchiria, dai Valchiria, dai Valchiria, niente, la Valchiria proprio.
Però dovremmo essere avanti di Elisir. Questo potrebbe esserci comodo come cosa. Qui i ragazzi sono vicino al campanile, potete sentire la campana che suona alle 10:30. A casa mia non c'era il campanile, si dormiva la mattina. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Vabbè, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Ci può stare, ci può stare. Avete sentito? Sono anche la mezz'ora, 10:30. Oh, troppa roba, troppa roba. Torna indietro, meno male. Ho fatto tornare indietro una cosa, però. No, presa. Cavolo, questa è una brutta cosa. Questa non mi piace come cosa, però dovrei riuscire a fargli fuori anche io la torre. Sì. Non mi posso permettere di perdere delle corone. Io parto di là. Devo far girare lui. Uccidere lui. No, facciamo un po' di colpi così di qua e di là. No, no, perché sei tornata indietro? Valchiria, Valchiria, ma cosa mi combini? Valchiria! Mamma mia! La Valchiria che è andata laggiù mi farà perdere. No, via tutti, troppa gente. Valchiria, fai qualcosa a te? Non credo che farà qualcosa. Via, via, tutti indietro. No, 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 muori, 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 oddio. Oh, no, questo mi fa fuori. Questo mi fa fuori, sicuro, 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 sicuro. Peccato, 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 perché poteva essere meglio la storia qua. Invece niente. Invece proprio niente, non ce la facciamo. Non posso fermare la tronco. Cioè la tronco, non so che... Non mi ricordo quale sia, ma non potevo fermarla. Peccato, peccato. E niente, vedete, ti fa fare su e giù. E vabbè, ragazzi, io vi ricordo che la squadra si chiama Gli Zecchini. Siamo rimasti in pochi, purtroppo molta gente è andata via. Siamo rimasti in 20 solo. Però io adesso apro, vediamo le impostazioni, trofei richiesti, le metto a zero. Li metto a zero e apro il gruppo, ragazzi, quindi se volete entrare, mi raccomando, entrate, scrivete qua in chat che siete entrati e noi ci vediamo nel prossimo video. Spero di fare più video possibili, ragazzi, però purtroppo la webcam ancora non la posso mettere, la metterò in futuro, la rimetterò in futuro. Chi non conosce il canale può andare a vedere indietro i video che abbiamo postato quando stavo a casa mia. E niente, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti come è andato l'inizio della scuola. Spero tutto bene per tutti, lasciate like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao zecchini!